Sono Romanina Santin, la neoeletta presidente del Panatron di Pordenone, la prima donna presidente del sodalizio. Il Panatron da 47 anni opera nel territorio nella provincia di Pordenone e si occupa di sport. Panatron deriva dal greco pan, tutto, athlon, sport, tutto sport. Il Panatron è nato a Venezia negli anni 50 e ha un parterre molto vario. Ci sono sportivi, ex sportivi, dirigenti, giornalisti, insegnanti, medici sportivi, tutte persone che si occupano di sport. Ogni mese, a Pordenone l'ultimo mercoledì del mese, si riuniscono i soci, che a Pordenone sono circa una cinquantina, e si trovano al ristorante moderno proprio per parlare di sport, per sostenere attività sportive meno conosciute e incentivare i giovani ragazzi a praticare lo sport. Questa sera siamo veramente onorati di avere qui tra noi il campione mondiale di volo a vela aliante acrobatico, Luca Bertossio, ed è accompagnato dal suo istruttore Giuseppe Agostino, che è il presidente della scuola di vela, di volo a vela, e del Laureo Club Fly and Joy. Io sono stato il primo istruttore di Luca Bertossio, già da quando da piccola, giovane età di 12 anni, praticamente l'ho seguito fin dall'inizio. Ha incominciato con noi con il VRDS, che è il volo ultraleggero, e poi nel 2010 mi ha chiesto di provare l'aliante. Abbiamo fatto un giro assieme, ha provato l'aliante, abbiamo fatto le prime capriole e lì secondo me è nato il suo amore con l'aliante acrobatico. Da lì il passo successivo è stato il corso di volo, la licenza, che credo Luca hai preso nel 2010, e praticamente nel 2012 ha vinto praticamente il primo mondiale di acrobazia in aliante, il primo mondiale vinto da un italiano con merito. E adesso sentiamo lui cosa ci dice della sua esperienza, perché penso sia veramente una cosa importante per tutta l'acrobazia italiana. Come ha detto Giuseppe Agostino, esatto, ho iniziato molto giovane, a 12 anni, e è stato da subito un amore a prima vista l'aliante, dal primo volo in cui mi ha accompagnato Giuseppe fino alla licenza, e dopodiché l'acrobazia mi ha completamente rapito il cuore. È tutta l'anima, insomma, c'è una sensazione di libertà e di controllo e di un insieme di emozioni uniche che si provano a bordo di un aliante proprio. E Giuseppe è uno dei pochi in Italia che riesce a capire questo tipo di filosofia, quella dell'acrobazia con l'aliante. L'acrobazia è mezzo per far crescere ogni pilota, per fargli avere più sicurezza mentre vola, per farlo crescere nella vita di tutti i giorni e nel volo più in particolare. San Mauro e la Flying Joy più in dettaglio, appunto, sono stati vitali per quanto riguarda il mio percorso, che mi ha portato in pochissimi anni a fare, per fortuna o insomma meritatamente o quello che è, dei risultati mai fatti prima d'ora da un italiano. Quindi nel 2011 vice campione del mondo e nel 2012 campione del mondo con 4 medaglie d'oro, e da un anno a questa parte sono anche riuscito a fare un qualcosa di mai fatto prima, cioè di contrarre uno sponsor e di riuscire a volare agli air show, quindi portando questo tipo di attività, l'acrobazia appunto, a più persone possibili, in modo che anch'esse si possano innamorare di questo sport, di questa attività, e perlomeno di venire a provarlo per capire di cosa parlo, che è la maniera più diretta e semplice. Quindi il mio invito è sicuramente, dai giovani e meno giovani, di venire a San Mauro di Premariaco, dove ha sede appunto la Flying Joy, a provare un volo con me o col mio istruttore Giuseppe, e di provare, insomma, a vedere se fa il caso loro o meno. Ma è sicuramente un'esperienza che non dimenticheranno, ed è un'esperienza che almeno una volta io vivamente consiglio, insomma, oltre che per vedere le magnifiche terre del Friuli, anche i cieli, insomma, andrebbero visti, e questa è una buonissima opportunità per farlo, insomma. Quindi sia io che
la Flying Joy vi aspettano a Primariaco, ecco, insomma. Grazie per essere rientrato da New York, pensate, per il nostro incontro. Quindi in bocca al lupo per un futuro sempre di più grandi successi. Grazie Luca.